Per me è molto difficile autogiudicarmi perché vivo innanzitutto l'esperienza molto intensa di scoprire qualcosa creandola, no? Sentiamo anche E Flavia. poi per il resto. Flavia Capone, Aldo. In effetti anche noi scopriamo le cose leggendole, in questo caso di Aldo Nove, scopriamo la vita di questo bambino che dal 1967, anno in cui nasce, a un certo punto dichiara che da grande sicuramente non farà il grande, che mi sembra già un'ottima dichiarazione di intenti se solo riuscissimo a sostenerla per un po' di anni. E vive in questo posto, in questo bijou, in questo cortile, anzi ancora più piccolo, dove tutto l'esterno sembra l'Oriente, sembra qualcosa che è ignoto. E contemporaneamente interessantissimo. Il linguaggio evolve. Ho avuto come un flash di una lettura mia recentissima che è Povere creature di Alasdair Gray, in cui c'è proprio un lavoro sul linguaggio che parte da un linguaggio infantile e arriva fino a un linguaggio adulto. E ho pensato che in effetti ragionare su questo è molto interessante perché noi, come diceva anche lui prima, siamo stati tanti bambini e bambine. Abbiamo cambiato il nostro linguaggio e abbiamo cambiato con esso noi stessi perché il linguaggio è fondante della realtà. E quindi questo trovo che sia stato, oltre che un libro, un esperimento letterario, ma soprattutto di lettura, per noi molto stimolante.